è la nostra artista in via Vescovado, abbiamo proprio di tutto. Allora, Cinzia Zaghi è l'artefice e la scrittrice che ha fatto una breve fiaba che comunque vuole rispecchiare un po' una metafora di Biella. Stavolta un muro grigio in una strada grigia. Tutto era così grigio che chi passava spegneva i suoi colori e li abbandonava in un cesto grigio. Un mattino un arcobaleno curiosone guardò nel cesto grigio e si intristì. Così mandò un messaggio colorato alle persone vicine che iniziarono a dipingere i loro pensieri. Tutto si illuminò, sembrava una strada felice e chi passava aveva un grande sorriso. Mi piace tantissimo questo, mandò un messaggio colorato alle persone vicine che iniziarono a dipingere i loro pensieri. Che bello, se noi davvero riuscissimo a mandarci messaggi colorati per dipingere i nostri pensieri. Ed è su questa fiaba che gli artisti che adesso vi presento, e sono Simone, Martin e la loro, se possono venire qua almeno a farsi vedere. Dai. Eccoli. Allora, Simone ha riunito un gruppo di artisti e Martin ha dimostrato la sua capacità artistica, ma la cosa particolare di questi artisti è proprio questa, che ciascuno ha utilizzato le proprie tecniche in piena libertà, ispirandosi a questo tema che è dal grigio passiamo al colorato. Ebbene, pur lavorando individualmente è venuto fuori un murales che ha rispecchiato un po' l'amicizia di Biella nel cuore e che vogliamo si trasmette, si diffonda a tutti i biellesi. Allora davvero è un'opera d'arte che dimostra che l'amicizia si può lavorare in modo individuale ma collaborando. Quindi facciamo un grosso battimano anche a Martin, a Simone e a tutti.